Allora, ora entriamo un po' in come mi alleno la paglia. Allora, qua facciamo un po' anche di self-talking, no? Di un po' di dialogo interno, parliamo anche di questo, insomma, alla fine effettivamente serve. Subito magari no, per gli allievi neofiti no, però comunque quando si tira la paglia si tende a tirare per abitudine e a fare solamente ginnastica. Alla fine a tirare la paglia non serve assolutamente a niente, se no ci mettiamo dei pensieri, se non ci mettiamo della concentrazione su quello che dobbiamo fare per allenare poi il tiro vero e proprio. Quindi ha un senso solamente se facciamo le cose più o meno così, se no non ha un grande senso, non ci tiriamo la paglia. Ci conviene magari a 18 metri mettere una visuale d'80 e tirare a sta visuale d'80 e cercare di mettere tutto nel giallo su una visuale grande. Allora, nella prima fase alleno la tecnica, nella seconda fase alleno la visualizzazione e le sensazioni psicofisiche ed emotive. Mano dell'arco e rilassamento del polso, mano della corda e rilascio, attivazione back tension, allineamenti ed estensione della spalla dell'arco, tutte e tre insieme. Ok? Questo può essere un esercizio da fare alla fine. Comincio solamente a guardarmi la mano o faccio 6-12 frecce, insomma, non è ci perdo tutta la giornata, però tanto per, o anche alla fine dell'allenamento magari posso farlo, no? E poi di nuovo tutte e tre insieme. Tutte e tre insieme non lo faccio, ma vi consiglio come esercizio didattico da farlo fare comunque agli allievi. Lascio il completo automatismo sul conscio gli elementi della prima fase. Inserisco una visualizzazione positiva e anticipo il tiro perfetto nella mia mente in modo del tutto conscio. Utilizzo il dialogo interno in modo semplice con parole chiave positive. Questo lo faccio sempre in gara io. Chi mi vede in gara, chi mi vede gareggiare, lo percepisce immediatamente. Normalmente viene percepito come sbruffonaggine o come questo è stupido, o non lo sentite di tutti i colori. Poi vedono che le frecce hanno, cioè, si è formata una macchia nera, che culo che c'è. No, invece no, invece io ci tengo molto a crearmi proprio una routine psicofisica sulla linea di tiro, per questo aiuta tantissimo a superare le mie ansie, o chi non ha ansia, chi è un ghiacciolo, magari va lì e pam 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 e le spara dentro. Invece chi ha queste ansie deve crearsi una routine, come abbiamo visto, di autoconsapevolezza, di autostima e un sacco di altre cose, no? Facciamo un esempio stupidissimo. Vedete queste due piastrelle? Queste due piastrelle qua? Allora, camminando, lo posso fare anche agli occhi chiusi, ok? Anche tornare indietro e anche agli occhi chiusi. Senza nessun problema, è vero? Sì. Quante probabilità ho, se non c'è vento, se non c'è nessuno che mi spinge, di andare oltre queste piastrelle camminando? Quante probabilità ci sono? Zero. Nessuno. Non ci sono probabilità. Se non ci sono cause esterne. Se non è la mia volontà è quella di stare tra le due piastrelle, ci sto, punto. Benissimo. Adesso invece pensiamo che oltre a queste due piastrelle ci sono 1000 metri. Di vuoto, giusto, e più dov'è la differenza? Nella testa, solo nella mia mente, e solo nella mia mente, perché se nella mia mente io metto un prato fiorito anziché il vuoto assoluto, io rifaccio esattamente le stesse cose di prima, uguale, identiche. La stessa cosa, ovviamente questo è un paradosso molto grosso, però mica tanto, perché poi chi fa alpinismo, chi fa sky running, questo qua, mette prati fioriti, ci sono corridori che sono andati
da Cervinia alla cima del Cervino, da Cervinia alla cima del, e ritorno in 3 ore. In 3 ore. Quando solo per salire normalmente ce ne mettono 2 giorni. Questo perché saltano di pietra in pietra come se fossero nel giardino di casa, e c'è, anziché il vuoto assoluto, c'è il prato fiorito. I golfisti fanno anche questo ragionamento. È già codificato da tantissimi altri sport, no? Quindi noi ci stiamo inventando delle cose stranissime. Penso che anche al centro federale lo fanno, quindi utilizzo il dialogo interno semplice con parole chiave positive. Sono forte, ce la faccio, so tirare bene, trovate voi le parole che più vi convengono, ma lo dovete fare, allora, guardate che crederci è il miglior modo di riuscire. Se io credo, se io voglio, mi metto nella condizione migliore. Quindi io strategicamente mi devo mettere in una condizione migliore. Non devo pensare, ma sì, tanto non ce la faccio. No, questa è la condizione peggiore. In ancoraggio, prima del rilascio, mi immagino una perfetta espansione e mi concentro sulla muscolatura dorsale. Dopo essermi immaginato una perfetta espansione, mi si forma realmente il perfetto follow through, dopodiché rilascio la freccia. Questo l'avevo già detto prima quando faccio la gara. Allora lo alleno ancora adesso. Cioè, è allenabile ed è una buona strategia. Probabilmente lo fate già inconsciamente, ma se non lo fate vi consiglio di approfondire la tecnica del self-talk. Il self-talk indica la tecnica basata sul dialogo interiore, con l'obiettivo di autoindurre autocontrollo, attenzione, autostima, motivazione e gestione ottimale delle proprie risorse. Permette inoltre di focalizzarsi sul proprio compito dominando gli stimoli esterni. Questa è la definizione del mental coach. Cosa diceva Buddha? Siamo ciò che pensiamo. Siamo ciò che pensiamo. I nostri pensieri, la nostra costruzione della realtà influenzano inevitabilmente le nostre azioni. Quindi la realtà, ricordatevi, che la potete costruire voi. Il subconscio non si rende conto del vero e del non vero. Cosa ci immaginiamo è la realtà. Cosa ci immaginiamo è la realtà. Attenzione. L'atteggiamento positivo non arriva da sé, nasce da una consapevolezza, da un pensiero positivo che non è frutto del caso ma di un allenamento costante. Spetta al mental trainer strutturare un programma che sviluppi il pensiero positivo, impedendo che ansia, preoccupazione e tensione possano influenzare la vita sportiva. Non è una brutta idea quella del mental coach. Ahimè, corsi col mental coach non ce ne abbiamo, non ne facciamo tante. Ma il problema è più a monte. Non ci sono i mental coach, è molto difficile trovarli. Ahimè, la ciarlatanateria pullula. Se cerchi su internet, è pieno di stage per diventare mental coach in 3 lezioni. È pullula, tutti vendi, sono mental coach. È proprio quello che ho visto. Ahimè. Quindi, che dobbiamo fare? Studiare, ci sono libri, danno molte informazioni, ci danno un pochino più di idea, ma basta poco, non c'è bisogno di fare training autogeno come quando si va, come fa Leclerc per guidare la sua macchina, o faceva Gustav Tenning, Ingemar Stenmark per Inner Broker adesso, no? Questo avverrà attraverso un percorso che abbia analizzato i pensieri dell'atleta prima, durante e dopo la gara, con particolare riguardo a quei pensieri che hanno accompagnato le sue migliori performance. Attraverso l'allenamento guidato, l'atleta svilupperà un self-talk sempre più funzionale. Questo è il compito del mental coach. Il mental coach ti deve guidare in questo labirinto, e non è una bruttissima idea. A patto di trovare gente preparata.
quella del mental trainer è un efficace metodo per potenziare le proprie performance sportive, aumentando la propria resilienza e migliorando la propria personale esperienza di gara, permettendoci di avvicinarci maggiormente allo stato di flow, no? Allo stato che ci piace. Vi ricordate quando avete fatto quella gara? Non so, le tiravo, ma andavano tutte dentro. Boh, non so perché. Questo si chiama stato di flow, quindi stato di avere questo sentiero guidato in cui tutto funziona alla perfezione, in cui è capitato una volta e come facciamo a farlo ricapitare? Con il sistema di psico. Come vincere l'ansia e la paura? Migliorare la percezione di sé attraverso l'autoefficacia. Il senso di autoefficacia semplifica la vita e influenza la riuscita. Questo è anche compito dei mental coach, quello di indurre sicurezza sulla nostra consapevolezza. Quindi eliminare, mettere quel famoso prato fiorito al posto del burrone. Ma se non c'è un mental coach, che fanno? No, ci sono, bisogna solo trovarli. Il problema è quello, guarda, io ho trovato un mental coach straordinario, ma sai dove? Al corso di mountain bike. A me, nonostante la ciccia, ho fatto anche delle cose assurde. Eppure discesoni, cose veramente brutte, solo vederle viene la paura, e guide che se di coaching, di mental coaching sulla mountain bike hanno risolto e mi hanno aperto molte porte sul tiro con l'arco. Ma ti dico un'altra cosa, se proprio non c'è disposizione, c'è un metodo autodidatta per... No, io l'ho scoperto per caso proprio durante un corso avanzato di mountain bike. Peccato che Manolo, lo psicologo della nazionale Fitarco, non faccia, perché io ho avuto modo di avere a che fare con lui, è molto avanti anche nell'aspetto, non tanto sull'atleta, ma sul tecnico che gestisce l'atleta, però non ne fa, cioè ha il suo incarico federale. Ma non serve molto, servono queste piccole cose qua, serve organizzare delle routine semplici per fare queste cose qua. Quello che ho imparato in mountain bike era non avere paura a fare i discesoni, cioè capire che se andavo forte era meglio che andare piano, cioè se andavo forte riesci, se vai piano ti ammazzi. Esattamente il contrario di quello che era intuitivo, poi mi sono ammazzato comunque lo stesso. Più di due o tre volte. Però così, se non cadi mai è perché andavi troppo piano, ricordatelo questo, vale per tutto, se non cadi mai è perché vai troppo piano, bisogna superare i propri limiti, qualunque essi siano, però bisogna superare i propri limiti, sono, non cammino più, però ho fatto delle discese, cazzo. La percezione del mondo avversari, campi di gara, eccetera, non è una passiva rappresentazione della realtà, ma una conseguenza del lavoro di costruzione del vostro cervello. Vedere per credere, ma la nostra mente non è in grado di farlo. La nostra mente non è in grado di percepire oggettivamente cosa sta accadendo. I neuroni deputati all'esterno sono pochissimi. Tutto il nostro apparato mentale, il nostro sistema nervoso centrale, il 99% è per far funzionare quello che sta dentro. Quello che sta fuori è una continua aggiustamento, ma blando, Ecco perché l'essere umano è facilmente manipolabile, perché c'è poco che interagisce con l'esterno. L'idea umana, lo vediamo coi cani, che sono più o meno come cervello con gli umani, più o meno, così, sono facilmente manipolabili, ma lo stesso sono le persone. E infatti lo vediamo. E guarda,
La mente, formata dalla relazione tra cervello, organi di senso e realtà osservata, deve prima credere per creare l'esperienza. Solo se si comprende ciò che ci vede, lo si può percepire. Altrimenti non lo si vede. Se vuoi cambiare, inizia facendo finta che sia così. Questo faciliterà la tua immaginazione, che genererà consapevolezza, che ti porterà ad essere il centro della tua nuova realtà. Devi immaginare. Qua si vince con l'immaginazione. Prima si vince con l'immaginazione, poi incredibilmente la realtà sarà uguale all'immaginazione. La passione è la migliore motivazione, la forza di volontà alimenta la dedizione, certi meccanismi mentali favoriscono un potenziamento della forza di volontà che alimenta la dedizione riconvertendola in passione. Questo è il meccanismo che porta alla motivazione per poter fare qualcosa che ci piace, no? Lo stato mentale definisce la realtà, l'osservato dipende strettamente dall'osservatore. La mente continua a cercare di prevedere gli eventi futuri, mentre ciò che accade realmente le indica ciò che avrebbe dovuto prevedere. Quindi una continua, i nostri neuroni preposti a quello che accade intorno a noi, altro che Matrix, siamo messi peggio di Matrix, continua a prevedere ciò che dovrebbe accadere. Il cervello cerca continuamente i confini delle aspettative mentali in modo che le previsioni future siano più accurate e precise. Tutto qua funziona così il nostro cervello. Quindi tanto vale utilizzare l'immaginazione per creare la realtà. Fatelo. Chi sogna ad occhi aperti è un vincente, ricordatelo. Il cervello funziona come un singolo evento funzionale. Sono pochi i neuroni dedicati al mondo esterno e sono adibiti all'emulazione della realtà e alla continua verifica dell'affidabilità delle sensazioni. Tutto qua, molto semplicemente. Quello che vediamo, percepiamo, potrebbe anche essere tutt'altro, perché non sono altro che impulsi elettrici che il nostro cervello, boh, non sappiamo come stia riconvertendo. Tanto è molto accreditata, si sta accreditando sempre di più la teoria dell'universo olografico, che l'universo sia assolutamente bidimensionale, non sia tridimensionale. Questo risolverebbe tantissime, non so se di fisica vi piace la fisica, chi gli piace la fisica altra mano? Nessuno. Vabbè, c'è il problema di unificare la meccanica quantistica con la meccanica classica, del macroscopico col microscopico, e si risolverebbe tutto se l'universo fosse bidimensionale. Allora a quel punto si risolverebbero tutti i problemi, e quindi il tridimensionale è solo un effetto della nostra mente che preferisce che tutto sia... Beh, Matrix l'hai visto, no? Guarda che Matrix è stato così. Poi è fatto molto bene, ma in effetti tutto è bidimensionale. Funzionerebbe anche l'omeopatia a questo punto. E la Terra sarebbe piatta. Grazie per l'attenzione. Vabbè, abbiamo sconvolti qua, Pochino sì. Un po' sì. Però guarda che è una teoria che si sta accreditando sempre di più. Cerca su Google universo olografico, non è che ne parla Pinco Palo, ne parla, non so, Amedeo Baldi per esempio, che è un grande astrofisico. Sì, visto che usciamo un po' dalla nostra comfort zone, adesso, vabbè, per alleggerire anche un pochettino la fisica quantistica, per comunque non è molto semplice questo discorso, non è semplice. No, certo che non è semplice. Non siamo in grado di trasferire. No, ma l'ho detto prima, io vi sto portando a conoscenza che c'è questo livello di apprendimento e di didattica importante. Io non sono mental coach, lo dico, serve il mental coach, possibilmente affidabile, che sappia innescare questo percorso. Questo è quello che dovete sapere e
vi auguro di poter fare con un mental coach affidabile, con un mental coach che possa aiutarvi, perché sono cose che servono, cioè non sono cose che sono sicuro che servono, perché in tantissimi sport vengono utilizzati, ma tantissimi. Scusi, dimmi. Se uno non trova il mental coach, ahimè. Anche perché vuole 200 euro l'ora. Esatto, brava. E io pratico mindfulness. Sì. Certo, brava, la mia dimenticata. Le basi, poi non so cosa hai più rispetto alla mindfulness. Ho detto che basta veramente poco per il tiro con l'arco. Non dobbiamo scervellarci tanto. Però convincerci. Convincerci su questo, però dobbiamo poi essere convinti, no? Convinti che credere è conveniente. Dobbiamo essere convinti che credere è conveniente. Io faccio mindfulness e ti cambia la vita, perché il cervello porta al passato e al futuro, mai al presente. Certo. Comincia a cambiare, comincia a dire no, io devo essere attenta adesso, non tra un minuto. Già un minuto è passato e già essere andato. Col presente non è ancora arrivato. È un po' quello che si dovrebbe fare sì. Certo. E il pensiero positivo, ma sai quanto è poco utilizzato questo? E io cerco di farlo con ragazzo tutto, pensa, lo so, però è un po' faccio schifo a tirare, ma anche la domanda non devo sbagliare, il cervello non ti riconosce il non, quindi lui percepisce devo sbagliare. Invece devi tradurlo in un pensiero positivo. Ecco, hai colto un elemento importante, perché nel corso degli istruttori si dice sempre non dite le parole negative, dite le parole positive, però senza spiegare bene questo fatto. Io agli istruttori vorrei spiegare molto bene, cioè vorrei che agli istruttori fosse spiegato molto bene perché devi fare questo, in che dimensione devi far entrare tutto il tuo lavoro perché avvenga nel modo giusto, e questo non viene assolutamente fatto, viene detto così come dire delle date di tre battaglie e basta, e non siamo minimamente convinti. Quando io dico che dobbiamo convincerci che la realtà la creiamo noi, e che quindi credere, fermamente credere, è estremamente conveniente per vincere, e non convinco nessuno, convinco poca gente ad ottenere questo atteggiamento mentale riguardo al tiro. Ma e invece si deve apprendere, però non te la puoi inventare così. Non te la puoi inventare. Quindi leggere. Ci vogliono delle tecniche anche per arrivare a un certo spazio di concentrazione, di consapevolezza. Però già c'hai un'ora per tirare tre frecce e già gli strappi queste ore. Solo che c'è tutti altri frecce, adesso c'è un minuto e mezzo. Voglio vedere come fai a concentrarti, non sapevo di andare. Allora, è arrivato a Treviglione, se lo faccio, era una manovra pubblicitaria per trovare chi di uno psicologo corsivo. Ha fatto una riunione aperta sull'associazione di comunità del territorio, nel quale era detto che era il tecnico e l'atleta. E quindi anche il tecnico in crisi, perché se fai il tutto non sai più dove passare la testa, perché non riesci a mandare il messaggio. Era aperto a 35 coppie, 34 erano tiro con l'arco, una era Krav Maga, ma aveva sbagliato sala. Ecco, quindi sì, uscire nell'argomento la mente è veramente difficile. Ricordatevi che siete quel pesciolino che deve andare alla boccia grossa.